Nell'edizione del Crotonese, che trovate in edicola a partire da martedì 14 aprile, torniamo sul caso di Capocolonna. Il Ministero è stato costretto a bloccare i lavori e vi svegliamo cosa c'era scritto nella relazione degli ispettori. Intanto il Comitato è pronto a nuove proteste. Uccide la moglie con 4 coltellate. Tragedia in una famiglia di San Giovanni in Fiore. E poi gli arresti a Cremona per truffa, bancarotta e riciclaggio. 3 uomini di Isola Capo Rizzuto sono a capo dell'organizzazione. Nell'edizione di domani anche un servizio sulla compravendita dell'area Cantafora. Secondo quello che vi raccontiamo, ha deciso tutto il dirigente comunale De Martino. Sbarchi gli immigrati, il governo allerta i prefetti, ma l'Europa se ne lava le mani. Le nostre sono spiagge perfette per i bambini, premiate Isola Capo Rizzuto, Ciro Marina e Torre Melissa. Infine la questione dell'enoteca regionale e la dichiarazione del governatore Oliverio, si riparte da zero.